Buongiorno, settimana mistica numero 4743. Una volta mi sembra che erano più frequenti le colonne al centro della rivista della settimana mistica con delle crittografie o dei monoverbi. Adesso capitano abbastanza di rado, però a pagina 20 ho visto che ci sono dei monoverbi. Monoverbi, monoverbi e basta. Ecco, però sotto ci sono le soluzioni, quindi non voglio così darvi il procedimento di questi qui, però vi dico come si risolvono in genere i monoverbi. Monoverbio significa una crittografia che prevede per la soluzione solo una parola. C'è quasi in ogni numero un monoverbo a pagina 6 e noi questa volta risolveremo 6, questo qui, a pagina 6. Allora, in questo caso però il monoverbo è sinonimico. Significa che noi useremo un sinonimo, una perifrasi per arrivare alla soluzione, una perifrasi di quello che c'è scritto. Nei monoverbi a pagina 20 invece non c'è scritto niente, c'è scritto monoverbo e basta, quindi dovremmo semplicemente lavorare con le parole, con le lettere scritte nell'esposto, nella definizione, nella traccia per arrivare alla risposta. Qui invece useremo un sinonimo. Allora, intanto c'è scritto A. Punto siosi, dove c'è il puntino manca una lettera. A punto siosi, penso che l'unica combinazione sia ansiosi. Quindi noi dobbiamo dire che manca la N per avere ansiosi. Mettendo la N, oppure scrivendo la N, dovrò usare il termine giusto che adesso non mi viene ancora in mente, avrò ansiosi, ma non ansiosi, ma un sinonimo. Allora, 4114 è uguale a 10. 4114 vuol dire che userò due parole di una lettera, ma due di 4. Quindi il sinonimo di ansiosi deve essere di 4 lettere. L'unica combinazione che mi viene in mente in questo momento è tesi. Quindi dovrò dire che c'è tesi una volta data la N, una volta scritta, una volta. Ah, ecco, trovata la soluzione. Allora, tesi è uno di quei due, di quelle due parole di quattro lettere. E non mi viene in mente nessuna parola di 10 lettere, che sarà la soluzione, che inizia per tesi. Quindi tesi andrà alla fine. Per esempio c'è antitesi a 8 lettere, però insomma, tesi. Però, insomma, può starci alla fine. Allora, devo dire che la N va messa alla parola tesi, allora io direi che c'è N a tesi, tipo scrivi N a tesi, e allora adesso mi è venuta la parola recanatesi. Reca è l'invito che ti faccio, reca N al termine tesi, al termine ansiosi che dopo diventa tesi. Quindi reca N a tesi diventa la parola di 10 lettere, recanatesi. Ecco, tanti anni fa, quando c'era Aldo Nunes che così selezionava i giochi per la pagina della Sfinge, mi diceva che è meglio che il monoverbo non sia al plurale, ma al singolare, però comunque questa regola forse è un po' decaduta, o insomma, non la vedo tanto rispettata, ma poi non era una regola, era una consuetudine, insomma era meglio mettere la parola al singolare. Adesso vedo che va bene anche così. Comunque un bel gioco, noi l'abbiamo risolto e siamo contenti. E adesso dovrebbe arrivare anche il caffè, per cui vi lascio. Ciao a tutti, ciao ciao.